Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Ivan Ridoni. Siamo al secondo episodio della serie su Resident Evil Zero. Ciancio alle bande e partiamo. Allora, carichiamo. Zero. Slot A. Rebecca. Continua. La porta è chiusa, impossibile tornare indietro. Ok, siamo rimasti col treno che è partito e ci siamo separati da Billy. Qui facciamo un attimo un rapido controllo, approfittiamone subito per ricaricare la pistola. Abbiamo una piantina medica, uno spray di pronto soccorso e un nastro inchiostratore che a questo punto io addirittura abbandonerei qui a terra. Perché su questo gioco, ecco, quando abbandonate un oggetto non scompare, ma resta esattamente nel punto in cui lo avete abbandonato. Forse è per questo che qui non ci hanno messo il baule, anche se ammetto di sentirne molto la nostalgia. Dunque, Billy ha trovato la chiave, se non ricordo male, del treno. Esattamente, ok, noi questa chiave la faremo avere a Rebecca tramite questo ascensore porta pranzo. L'ascensore di servizio è fermo al primo piano. Chiamare l'ascensore? Va bene. In questo modo, pur essendo separati, riusciremo a scambiarci i vari oggetti. Mettere qui dentro un oggetto? Sì. E noi ci mettiamo la chiave del treno. Premere il pulsante, siamo anche gentiluomini, glielo mandiamo direttamente giù. Ok, qui per il momento con Billy non c'è altro da fare. Abbiamo raccolto tutto quanto, quindi switchiamo di nuovo a Rebecca. Ora, torniamo su e andiamo a prendere la chiave del treno. Bene, tutto tranquillo. Mi ha preso veramente questo gioco dopo tanti anni, non pensavo. Oh, porca! Ma non avevo fatto piazza pulita una volta. Via. C'eri solo tu? A quanto pare sì. Se non ricordo male, la cucina era qui. Ok, esatto. Allora, noi adesso, dunque, dov'era? Ah, di qua, qui dietro. Ma quanto sono belli gli sfondi che si muovono, sembrano, sono veramente realistici, saranno pre-renderizzati eppure mi fanno impazzire. Ecco la chiave del treno. C'è un oggetto, oh mamma, c'era lo spazio, sì. Mi sembra che qui non c'era altro da fare per il momento. Il bancone è stracolmo di cibi di vario tipo, non sembra di essere nulla di utile. Comunque mi sembra che questo problema della punteggiatura l'abbiano sistemato nei vari remake, nei vari remaster. È chiusa a chiave dall'altro lato. Ok, quindi non è questa. Lì c'è il frigo con tutta la carne che si sta scongelando. Dunque, la chiave, la porta chiusa mi sembra che era quella che stava vicino alla motrice, alla locomotiva, in testa al treno. Zombie non si ricreano. Sembra di no, perché qui avevamo fatto piazza pulita, o c'erano altri zombie che nel frattempo si sono avvicinati, oppure vengono ricreati proprio per continuità della storia, altrimenti una volta che sistemavi tutto quanto non c'era più azione.
Cos'è quello? Ah, ok, un braccio. Cose da nulla, insomma, è un braccio. Il cadavere è coperto da segni di morsi. Era qui? Hai usato la chiave del treno. Non hai più bisogno di questa chiave, gettarla via? Certo. Ah, questo è l'ufficio del conducente, da quanto ho capito. Qui intanto troviamo una mappa. Chissà se c'è. Ah, ok, sì, anche la posizione di Billy, va bene. Sì, qui siamo praticamente quasi in testa al treno, questo è l'ultimo vagone. Preso la mappa del treno, va bene. Qui abbiamo anche delle piantine che penso dovremo miscelarle, altrimenti cominciano a occupare un pochino troppo spazio. Visto che Rebecca può fare queste cose, approfittiamone. Dunque, abbina. E questa non possiamo fare nient'altro per il momento. Io per il momento la lascerei direttamente qui. Qui c'è qualcosa? Una valigetta. Prendi la valigetta? Sì. Non ricordo assolutamente a cosa serve, ma qui cos'altro c'era? Cosa ho trovato? Nota del conducente. La scheda di accesso per lo scompartimento del macchinista è nella mia borsa, come sempre. Ok, adesso ho capito a cosa serve la borsa. Ma ho bisogno dell'altra chiave per poter aprire questo maledetto arnese. Devo averla persa da qualche parte. Se si trattasse di una chiave normale, sono sicuro che qualcuno la restituirebbe. Ma questa è una chiave diversa dalle altre, non è mai semplice. Mi darò da fare per cercarla, ma se vi dovesse capitare di trovarla, siete pregati di rendermela. Grazie per la collaborazione. Ok, quindi per aprire questa valigetta e accedere, penso, alla motrice, visto che è il conducente, ci servirà la chiave di questa valigetta. Vediamo un po'. Ah, possiamo anche zoomare, ruotare. Ci sono due serrature ad anello. Sembra di essere chiusa a chiave. Presenta due fori che sembrano poter contenere degli oggetti rotondi. Ok, hanno la serratura ad anello. Qui possiamo vedere qualcos'altro? Non c'è nient'altro. Ah, qui c'era qualcosa? Ah, questo bo. Qui c'è un interruttore. Azionarlo? Azioniamolo. Oh! Una scaletta che ci porta al piano di sopra. Andiamo subito a vedere. Salire la scala? Vai. Ed eccoci al vagone superiore. Qui possiamo leggere specialità del giorno, gamberetti alla mediterranea. Carpaccio. Alla faccia. Non mancate, il menù presenta la foto di un gruppo di persone che festeggiano. Questa? Non mancate, ok. Ah, qui sotto c'era, qui dietro c'era qualcos'altro? Queste bottiglie devono essere cadute quando il freno di emergenza è stato attivato. Qui invece? Nulla. Ok, allora proseguiamo. Ah! C'è qualcosa di grosso sul tetto del treno. E noi ci abbiamo camminato poco fa. Porca miseria. Va bene, proseguiamo. Piano, calma, che qui non so se salta fuori qualcosa. C'è qualcosa sul tavolo? No, erano i riflessi delle luci. Questa cavolo di impostazione. Adesso passerà qualcosa. No, ok. Altre piante. E qui c'è qualcosa che sbrilluccica. La piccozza.
Ah, ok. Questo sicuramente è quell'oggetto appuntito che serve per far uscire Billy. E queste? È una specie di uovo, ma una pozza di liquido gelatinoso gli si è formata intorno. Questi qui sono gli schifetti inzaccheratori. Qui invece che c'è? La camera 101. Un altro spray, munizioni, bene. Qui dentro è un ripostiglio. La porta è dotata di una serratura speciale. C'è la miseria. Sempre così su sti giochi, mai qualcosa che te sia. Oh! Ce l'abbiamo lo spazio? A quanto pare no. Allora, visto che ho sentito quel brutto rumore sul tetto poco fa, io in questo per il momento abbandonerei la piccozza e la valigetta e mi munirei di fucile. Forse se fossi venuto qui con Billy non sarebbe stato poi così male, eh? Dunque, abbiamo lasciato la valigetta. Qui che cos'altro c'era? Dimmi che non ho ripreso la valigetta e te pare. Anzi, temo che dovremo lasciare anche qualcos'altro. Dunque, la salute sta al massimo. E per il momento lasciamo le erbe. Abbiamo comunque lo spray curativo. E poi del resto, signori, stiamo giocando a semplice, dai. Che cosa mai ci potrà succedere? Questi, se non sbaglio, sono i proiettili. Munizioni fucile, vai. E poi, quando avremo fatto, torneremo qui a recuperare tutto quanto. Qui c'è un'altra piantina, eh beh sì. Quando vedi che iniziano a darti tante munizioni, tante piante curative, è male. Il fucile, equipaggiamolo. Eh sì, eh. Nessuno? Ok. Ecco qua, io lo sapevo. Ma porca miseria, che cos'è un granchio? Che ca... È uno scorpione super gigantesco. Artisticamente mostruoso. Via 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 via, io me ne vado. Vieni qui. Allora, per uccidere lo scorpione ricordo che bisogna colpirlo alla testa, aspettando che ci si avvicini. Ecco qua, uno. Vieni, vieni. Due. Ora ricarichiamo subito. Vina. Dove sono? Eccole qua. Vieni qua, vigliacco. Vieni. Ricarichiamo. Quanto cavolo sei grosso. Di nuovo. Tutti i proiettili. Stiamo anche finendo i proiettili. Speriamo che si sbriga a morire. Questo non muore. Dai, cacchio. Oh. Abbiamo un proiettile, dopodiché saremo soli con la pistola. Attenzione, che questo quando muore è pericoloso. Ok, ce l'abbiamo fatta. Credo. Là, tutto a posto. Ragazzuoli, mi sono meritato un'iscrizione. Cliccate sul tastino qui di fianco e mettetevi iscriviti al mio canale perché me lo sono meritato. Grazie. Qui è rimasto tutto aperto. Che c'è qui per terra? Sì, ma noi siamo carichi di roba qui. Fucile. Probabilmente dovremo tornare a recuperare un po' di cose. E questa quando riesco a trasportarla? Occuperà due spazi, immagino. No, l'ho presa. Ah, perfetto, ok, pensavo fosse come il fucile.
Quindi, adesso intanto andiamo a liberare Billy. Visto che abbiamo la piccozza, così con la scusa ci possiamo scambiare alcuni oggetti e liberare un po' l'inventario. Poi dovremo tornare qui. Non sono stato colpito neanche una volta, vero? Vabbè, inutile vantarsene quando si gioca facile così. Però è veramente bello. Spaventoso e divertente al tempo stesso. Ah, dunque, equipaggiamoci con la pistola. Tu alla fine ti alzerai, io sono sicuro. Qui non c'è nient'altro. Ah, dobbiamo trovare il modo per aprire quella valigetta. Ora, qui la via dovrebbe essere libera, quindi torniamo di corsa a liberare Billy. Ma in pratica siamo rimasti soltanto noi su questo treno. Dunque lui dovrebbe stare... Ah no, lui sta al piano di sopra. E dove cavolo stava la porta al piano di sopra? Non me la ricordo. Vabbè, noi esploriamo e vediamo quando lo troviamo. Oh, salve signore! Sei tutto un fuego, sei. Giù. Sei morto? Ah, ne sta un altro. Via, via, via. Ah, ecco qua. Morti? Yes. Ho capito, ma... Forse era questa? Ah, no, 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 non devo fare così. Devo andare a portare la piccozza a Billy tramite l'ascensore per le vivande. Vabbè, intanto abbiamo ripulito anche il piano superiore. Eccoci qui, andiamo all'ascensore. E dai, non ti incastrare agli angoli. Mettere qui dentro un oggetto? Eh sì. Ma porca miseria! Non ci posso credere. Ok, andiamo a tutta velocità a recuperare la piccozza che ho lasciato al piano di sopra. Mannaggia la miseria! Ok, abbiamo recuperato la piccozza. Adesso di nuovo a liberare Billy. Ok, rieccoci qui. Ho tagliato il percorso, così abbiamo risparmiato un po' di minuti che altrimenti sarebbero andati buttati semplicemente a vedere io che trotterello per tutto il treno. Apriamo l'ascensore, mettere qui dentro un oggetto e diamo la piccozza a Billy. Che poi in teoria avrei potuto fare anche svariati scambi da qui, solo che sali, scendi con gli oggetti, ci avremmo messo una quaresima. Bene, adesso... Prendiamo il controllo di Billy, che intanto si stava ammirando il polso con la manetta, e recuperiamo la piccozza. E poi piccozza, io l'avrei chiamato punteruolo. Prendi piccozza? Yes! Questa puntata è stata abbastanza tranquilla, a parte quel mostrissimo là sopra che mi ha fatto prendere un infarto. Dunque. Usa. E abbiamo aperto la porta. Ora la maniglia è sbloccata. Ma la piccozza ce l'ho ancora? O l'ha buttata via? Ora controlliamo. Piccato, da dove... Ah, ecco da dove sono uscito. Ok. Noi abbiamo la pistola, 75 proiettili. Coltello in teoria lo potrei anche buttare via. No, vabbè, teniamocelo. Magari giusto... Incontriamoci con Rebecca, vediamo se qui è rimasto qualcosa. Ah, a proposito, equipaggiamo la pistola. E qui non c'era nulla di importante per adesso. Va bene, riuniamoci.
E poi penso che potremo anche andare a salvare. Rebecca, eccoti qua. Con Billy mi sento un filino più tranquillo. Nulla da togliere a Rebecca, che è bellissima, mi sta simpaticissima e adorabile, però. Da quanto. Ma che cacchio! No, che cosa ho fatto? L'ho abbandonata! Ma qua tornano risaltano fuori i zombie! Ah, ok, uff, da posto, meno male. Ma allora ce l'avete per vizio. Io me ne vado. Oh, vabbè, vabbè. Ok, salviamo. Poi qui a terra che cosa abbiamo lasciato? Ah, ok, questa ci farà comodo poi. Passiamo a Rebecca che ha ancora uno spazio libero. Prendiamo il nastro e salviamo. Ed ecco qui. Va bene. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. E io per il momento mi fermo qui, vi do appuntamento al prossimo episodio. Un abbraccio a tutti, ciao!